Hay mucho. ¿Qué estás pensando, Tino? Que cuando No, pensi sto tu sei leggendo qua. No, quando pensi tu sei in casino. no. Sto leggendo la gente che gol hai fatto che ricordi? Un gol che ricordi. Vabbè, quello a San Siro, dopo ti mando il video, che praticamente era uscito palla al piede e nessuno mi veniva fuori, Tino. A un certo punto la gente diceva: "Ah, sì, fallo tirare, fallo tirare." Mi partì una mina, praticamente andò nell'incrocio. Inter Regina. Però stanno parlando di no autorete, stanno parlando di gol all'altra squadra. Ma a Torete, sui scemi fino a me a Torete. A Torete ne ho fatte qualcosa. Io facevo le Torete a Buffon e mica li facevo così. Tu ti A ricordi? uno Che buono. sai che all'esordio di Gigi, nazionale, perdemmo in Russia, facemmo 1-1 e gli fece a Torete. Autogol le hizo a Buffon nel partito russo. Pero, ¿y esta gente en China sí aprendieron, están aprendiendo a jugar al fútbol? ¿O? Sí, aquí están aprendiendo. Mi equipo es un equipo bueno aquí, Tino. Es un equipo que ha ganado mucho. C'è pure Ciro Ferrara che ti saluta. Oh. Ah, Ciro. Sí, lo he Oh, visto. Dile. a Ciro gli facevi sempre gol. Sì, questo Ciro, dile che la partita, la finale Diglielo della tu. finale Parma della Coppa UEFA che abbiamo giocato nello stadio San Siro, l'altro giorno l'ha visto. Io non mi ricordavo, mi ha dato una botta questo qua, ma mi ha menato di una forma. Io ho detto, ma questo è l'amico mio, come va a beccarmi così? Invece nella partita lui... E Paolo Sosa, te non è arrivato ancora a Parma, No, non hai no. giocato la finale. Paolo Sosa, ma c'era Fernando Couto. 30 secondi di partita, le ha messo una botta a Ravanelli, che in questa epoca cartellino rosso, subito, pum, fuori. No, l'arbitro è andato là, ma le ha messo una botta, Fernando Couto, per lui me lo aveva detto a me, mi ha detto, guarda che Ranelli quando lo veda, la prima palla lo butto. Sai che Hernan mi ha detto che Fernando era un assassino con gli scarpini. Con gli scarpini da calcio. Mamma Però mia. quando non le piaceva a qualcuno andava dentro, Sì. lui diceva, Però questo non mi piace. Ciro ha detto che non ti ha menato. Non ti ha Non mi preso ha bene. Ti... menato, Non sì. ti ha Ah, menato. adesso No, no, faccio. non... Lascia che guardo di nuovo e se la faccio arrivare. Ha Te detto che non ti ha la preso mando. bene. Ha detto che non ti E se la prese faccio andare, bene. sto occupato, che non mi chiami mai. Se Non ti la prese faccio bene, vedere dopo. Eh? andavi troppo veloce per lui, ha detto. Come erano belli quelle partite lì. Quelle Capito. partite, perché quando Parma aveva... Perché era bello, perché tutto l'anno era Juve Parma, quell'anno 94-95 è stato un anno Sì, veramente. vi giocavate tutto tra di voi, cioè. Però lui dice che lui le finte non le capiva, lui andava diritto. Sai che è diventato nonno. Quando? 10 giorni fa, una settimana fa, è diventato nonno. Ah, complimenti, auguri. Nonno Ciro. No, Ciro. Io l'ho visto alla finale di Juve Madrid. L'ho trovato allo stadio là vicino alla città di Gales, la città di Gales Bay. Lì, quella finale. Io sono stato con la ESPN, l'ho visto lì. Me l'ho incontrato lì allo stadio, l'ultima Sì. volta che l'ho visto. C'è pure Risto Stoico, aspetta, dov'è? Mi Stoico? sa No, non è scritto che sì, Risto. ascolto. Risto non sa scrivere. Smettila, ti ricordi Risto appena arrivò a Parma?
Pensava di essere al Camp Nou, facevi cambio gioco, li mettevi in tribuna all'inizio. Alla, la cena più bella, la cena più bella, però che lo sacca caca. La cena più bella quando, quando scala, ogni volta che Risto andava in campo, che scala, vedeva la, la palestra, quella del cambio, e dicevano, Risto va fuori. Se ma come veniva mi... subito da scala, figlio da puta, gli diceva gli scalo, bravo, bravo Risto, vieni Risto, vieni. Finché scala, scala, allora ha arrivato un punto che si è stancato, no? E ha detto, minchia, questo non lo sopporto più, gli ha fatto quella riunione lì sullo stadio, gli ha detto, Risto, siediti qua con me, lo ha seduto lì, vicino a lui, e l'ha detto, ci ha detto a tutti noi, adesso voi ragazzi, ditele tutto quello che volete, ditele che usted sta a casa, un pezzo di merda. Noi ci guardiamo, ma io voglio adesso è compagno nostro, amico. Che ci dobbiamo dire? Questo qua è, ditele, perché come scala non le voleva dire quelle cose lì, ci ha messo in mezzo a dirle, ditele che usted sta a casa, un pezzo di merda che non corre, che cammina. No, è una cosa incredibile. Ma noi guardavamo a tutti, no, era una cosa, guarda, arrivato un cavallo, te lo faccio vedere, fammela vedere, fammela toccare, olele, guardalo, lo vedi? Sì, malo. All'altro lato. Bello. Sì. Cazzo, è spettacolo, Dino. Sì, sono cavalli pazzo fino colombiano. Sono cavalli colombiani. No, tiene mejor paso il cavallo che usted, viejo, le cuento. Oh, ya, gracias. Está bonito. Sì. Ci sono cavalli colombiani qua, sono belli. Sì. Io le ho, quando è venuto Gino, gli italiani qua, alle feste di Tuluá, io le ho fatto andare a cavalli qua, nelle feste. Sì, loro lo capivano, perché qua in Italia è impossibile che si veda la gente a cavallo sulla strada, 5.000 persone a cavalli, immagina. Allora le ho portato a cavalli a Gino, e a un altro amico che non c'è già, che è morto lì di Parma, e loro no. No, le ho fatto mettere i cavalli con tutti i costumi, vestimenti che si mettono. Sì. È stato bellissimo. Benarrivo, cosa dici, Benarrivo? Benarrivo in forma, sta benissimo. Era lì a Brindisi. Ci siamo fatti una chiacchierata. No, sta bene, Antonio. Quando hai parlato? Ho parlato 10 giorni fa anche con lui, 10 giorni fa. Benarrivo, io sempre te l'ho raccontato questa, no? Eravamo sempre in camera, noi due, in ritiro. Allora, Scala, lo sai che Scala sempre andava dentro, prima della partita andava in camera a parlare con ognuno, giocatori. Te devi fare questo, te vai in panchina, te vai... te giochi così, devi fare così. A me mi diceva sempre la stessa cosa. Dai, Tino, grinta, grinta. Cattiveria, dai, Tino. Cattivo, grinta. Allora, io era sempre con il Beni, no? Questo squareggiava come un maiale. Cioè, arrivato. Io era sempre in camera, così, coperto fino qua. Perché non si poteva... Io solo le echava gli occhi così. Certo, perché questo qua era, puzzava quella camera lì, guardava sempre, era così. Allora è arrivato il mister, è andato dentro, quando è venuto lì dice, minchia, torno dopo, detto, non ha tornato più, quando ha sentito quell'olore lì. Figa, me ne arriva una cosa, il Beni, figa. Io ho stato sempre in camera con lui, me ne arriva una. Lo so, ma ti ricordi che dopo ci sono andato io, quindi lo so bene lui. No?
Come? Io dopo di te, Antonio, è venuto in camera con me. Io gli anni di parlo, con lui. Ma a me sì. La cosa bella, Tino, sai qual era? Che lui veniva in camera, dopo scena andavamo in camera e lui si metteva sul letto alle 9, dai. E si metteva col telecomando in mano, l'occhialino lo metteva così giù e guardava la televisione. A un certo punto, dopo mezz'ora, prendeva e spegneva il televisore e diceva buonanotte. E diceva, Antonio, ma sono le 9:30, ma dove cazzo vai a dormire questo? E lui, no, domani c'è la partita, dobbiamo andare a dormire. Ma dove aspetta? Ma sei fulminato. Io dico, no, fai una cosa, guarda, io lascio la televisione accesa, sono un po' più sveglio, cioè, vado a letto alle 9:30. E lui, ogni poi, andava a letto alle 9:30, 10:00, e il giorno dopo si svegliava presto, andava giù, faceva colazione e tornava in camera, si metteva sul letto, l'occhialino così, e guardava il giornale, il Corriere della Sera. Ma dai, Antonio. Il Benny. Ma tu un'altra di Benny te la ricordi, quella che noi, soprattutto con Mario Stanic, no? Perché tu sai, Benny era fissato che voleva... faceva magari le scommesse, cioè io se riesco a mangiare non so questa 3 kg di pasta che c'aveva davanti mi dai 200 euro, 100 euro, facevo queste scommesse così a cazzeggiare, sì. E io lo dovevo sempre dare gli appoggi, quindi io gli facevo, Benny, secondo me con sto freddo tu non ti riesci a buttare in piscina. Eravamo in ritiro, c'era anche tu. E io dissi, Benny, secondo me non, cioè tu, non è impossibile che oggi con sto freddo ti fai il bagno. E Mario di là subito, oh Benny, se ti fai il bagno io ti metto 500. E io dissi, no, io gliene metto altri 1000, ma secondo te si fa il bagno? No, io 2000. Comunque arrivasti tu e dicessi, ok, vabbè, io ne metto 5000. E Benny si fece il bagno. Io mi ricordo, perché tutti, quello che c'era Malesani, no? Sì. Che Malesani era sempre incazzato. Una volta io le ho tolto come 5 milioni di sterline, e io ho detto, mi butto là con tutto quello che ho sotto, mi ho buttato in piscina, andato fuori, poi sono andato, c'era l'acqua, no? Che dove mi fermava, lasciava tutto il pozzo di acqua lì, io sono andato in camera, però come ho saputo che Malesani stava cercando chi è stato che si è buttato in acqua in piscina per mettere la multa, io sono andato in tutte le camere, ho lasciato un po' di acqua in tutti i parti, dopo sono andato dentro e lui è andato là a cercare, guardava tutte le porte delle camere, sono tutti bagnate, non ho potuto farmi la multa. Martina, ma ti ricordi quando ti mangiasti il fogliettino delle multe a Minotti? Le fogliette, ah sì, quella è stata una cosa, no, ma è Scala, quando c'era Scala, quando le toglievo la, come si chiama, il tavolino. Adesso, perché lui ce l'aveva sempre ricordo che le mettevo il tavolo diverso, era mezz'ora lì che guardava così. Io non lo so perché lui, quando entrava, lui, ti ricordi che si metteva lì e c'aveva il tavolo che doveva stare a terra in quella linea, e tu ogni volta glielo spostavi, e lui veniva ogni volta e cercava di sistemarlo. O la volta che è stato che Scala si è sbagliato, no? Siamo andati tutti in ritiro per giocare la Coppa UEFA e c'eravamo 5 stranieri. Potevano giocare solo 4. Allora siamo arrivati allo stadio. Scala comincia a parlare lì sul tavolo. Adesso giochiamo così. Ti llego a questi Minotti, a Polonia, se Cannavaro qua, ti. C'era Minotti, capitano, mister, guarda che lì siamo in 12 e non si può giocare in 12. Ah, non ho visto, e Stoico, te rimani fuori, ma va a far culo, ma... Scala poteva vedere a Stoico, guarda,
Franco Dai Mimmo l'ha lasciato subito, l'ha lasciato fuori perché eravamo in quattro stranieri e avevamo cinque. E a parte quello, ha messo 12 persone. Non puoi non giocare. No, no, ma Scala, una, Scala ha lasciato storia. Ecco, è arrivato Antonio, lo vedo. È arrivato Antonio. Antonio! Aspetta, gli ha scritto. Oh, Tino. Ma Risto, io non posso mai dimenticare che glielo sempre... Eccolo qua. Ci sta salutando, Tino. Che quando... Perché lui era abituato Ciao, al Eni. Campo, no? Lui era abituato al campo del Barcellona, che era enorme, il pallone non usciva mai. Invece il Tardini era piccolino. Il Tardini non aveva le dimensioni del campo, no? No. Quindi quando lui faceva il cambio gioco, ti ricordi, lui rientrava il gioco dall'altro lato. Là è quello della i tifosi che aspettavano il pallone. Ma arriva un momento che quando non volevano che lo tirarono fuori, lui invece di stare nella parte di qua andava dall'altra parte. Andava dall'altro lato. Sì. Così Scala si dimenticava di lui. Quando lui vedeva quel cambio veniva 50 metri, figlio da puta, figlio da puta, e Scala era, dai Risto, dai! Tino, però ti rendi conto pure il mister, era tra te, aspetta, il mister poverino, tra te, Risto, Sandro Melli, Massimo Crippa, cioè poverino pure lui, dai. Fernando Couto, anche Buffon. Non erano giocatori normali in quella epoca lì. Già lo perché so, era più so, grande però era, pure lui era circondato da matti, cacchio. C'era una volta che eravamo così, no? Eravamo lì a mangiare. Quando mi ha detto Malesani, ma guarda, non puoi parlare più con nessuno, non puoi far ridere a nessuno. Se lo fai ridere ti mando fuori. Va bene, mister, ma quella non è mia personalità. Vediamo cosa posso fare, ma devi cambiare. Ci provo. Sì, proviamo a ver se si può. Allora sono arrivato, io era così, su quando andavamo lì a mangiare, io era così, seduto, tranquillo. Tutti voi che scherzavano, vai Tino, cosa fai? C'era Verone, no, che mi diceva, ma che caso c'hai? Ho detto, niente, io voglio cambiare, io voglio essere un altro. Il fatto è che non riesca a ridermi, che no, io non sono già così, io sono diverso. E c'era Malesani che mi guardava. Primo giorno, al giorno dopo, uguale. Alla terza volta, non sono capace. Cominciate, ma te con me non giochi più, con me sei fuori. Allora quella volta lì, c'era un pezzo, c'era Roberto Musi qua, alla destra, c'era. Crespo qua sinistra, c'era Verone, voi eravate qua davanti a me, sì. Allora ho preso un pezzo di carne, ho tagliato e lo tengo sì su cosa, ma io non l'ho mangiato, lo tenevo lì. Allora le ho detto, ho messo piccante, tutta la sale piccante e l'ho messo così, io era così qua, così. C'era la carne, cioè, chi è venuto così a mangiarlo? Sì, allora io le ho detto a Roby, a Musi, dille a Crespo di mangiarmelo. Allora questo qua è caduto come un pesce. Io era così. Allora Crespo pensava che io non stavo guardando. E Musi le diceva, mangiale, mangiale. E Crespo ha fatto, ah! Ha detto, ma te sei un figlio da puta. Io le ho messo di tutto a quel pezzo di carne. Ma cosa che te sei un pezzo di merda? Cioè, Tino, dimmi lo scherzo più brutto che hai fatto a un tuo compagno, dai. È lo scherzo più brutto? Brutto. Che ho fatto io? Ma entre calciatori, no, lo scherzo più brutto che mi hanno fatto a me, me l'ha fatto Alan Shearer. Anche te mi hai fatto uno, eh? Che te no, ricordo. Sì, mi ricordo quando mi hai... La coppa che mi hai chiuso, la coppa con quel plastico trasparente, la de vino. Io sono arrivato lì
Ma il camariere, vuoi un vino? Io sì, certo, serve. Mi ha messo, mi è caduto tutto. Io lavavo. Te stavi registrando quel momento lì. Che sei fatto con quel video lì? Quel video lì è bellissimo. Lascia stare i video, no. Lascia stare i video in casino. È venuto fuori sti video. E no, invece c'era di Schiller che ti ha fatto. La de Cira. Eravamo a Londra. Dovevamo giocare contro l'Arsenal. Allora io ero in camera con mia fidanzata al telefono. Io andavo in camera, io sempre da solo. Io a Newcastle era da solo in camera, no? Allora c'ero io con... da solo al telefono. Aspetta, io, rispondiamo al coglione che non era nessun doping, coglione. No. No, non lo so, a me non è lasciato da solo. Là tutti volevano come Real Madrid, da soli o con un compagno. Io sono da solo in camera. Allora io ho spento le luci, tutto, io era, tutto era buio. Neanche il televisore, io era al telefono così, con mia innamorata, era innamorata. Colombiana, io, ciao amore, come stai? Tutto bene? Sono al telefono a parlare. E io ascoltava che la porta... sentivo un rumore, qualcosa gracciava come un gatto che faceva così. Dice, ma che cazzo staranno facendo alla porta? Io intanto ero concentrato al telefono, di repente suono che suona qualcosa, tuc, e suona la porta. Io ho detto, aspetta un attimo che vado a vedere chi è. Io non ho acceso la luce, niente, sono andato là a guardare. Sulla porta c'era quel buco lì che l'hanno tolto quella merda lì. Io ho messo l'occhio così. C'era quell'estinguidore per gli incendi, per quando c'è. Questo qua mi ha messo quell'estinguidore di acqua così sull'occhio. Minchia, io ho visto il diavolo, ho visto. Io dico, ma porca puttana, quando ho messo l'occhio così, hanno fatto. Te lo giuro, Fabio, che io, porca puttana, io volevo ammazzare. Io sono andato fuori, cioè, tutti che correvano, ridevano, hanno lasciato quella merda lì. No, io l'altro giorno, perché questi qua non le fregavo un caso, alla mattina per giocare contro l'Arsenal aveva l'occhio così. Se le fregavo un caso contro chi? Io non vedevo un caso con un occhio doveva giocare così. No, una cosa incredibile. Questo me l'ha fatto Alan Shearer. Dopo Alan Shearer, sai cosa ho dovuto fare io quando andavamo a Londra a giocare? Io devo guardare dove è la camera di Cira. Allora mi dicevano, la camera di Cira è qua. Io dicevo, allora a me mi dai questa di qua. Andare all'altra parte. No, Cira è una cosa. Una volta eravamo a dormire. Lo sai che quelle camere degli alberghi lì in Inghilterra c'è la porta dentro che si può fare dentro della camera. C'è una porta che puoi passare di una camera all'altra. Io ero a dormire, lui era lì, in quella. Io ero così, 2 della mattina, sono profondo, così come dormo io con la bocca aperta. Questo qua è arrivato con un balde pieno di acqua e me l'ha buttato con hielo. No way. Oh, porca puttana, chi è? Era Cina. Figa, detto, mai più con questo qua. Io andavo dall'altra parte. Io con Cina. Cina ti ha massacrato. Ma un po' come massacravi tu Zola, dai. Non si è andata la segnale, cosa? Ho detto un po' come massacravi tu Gianfranco Zola. No, io Gianfranco no. Gianfranco. No, già, una sola volta, quella è il mio compleanno. Che... Gianfranco, troppo buono Gianfranco, non puoi. Gianfranco era troppo buono, Gianfranco veramente. È il che mi ha fatto, una volta siamo andati a Milano, allora siamo andati a un ristorante, era io con Crepa, siamo usciti e andavamo dopo il ristorante, andavamo a... la discoteca al Hollywood. Allora andiamo al Hollywood, siamo andati, allora io sono andato in macchina con Crepa, stiamo andando là, eravamo un po', abbiamo bevuto champagne, tequila, di tutto, eravamo un po' ubriachi, no? Ero io lì sulle luci, sul semaforo,
e c'era un finocchio lì di fianco, eh? Che si vestivano di donna, no? Lì a Milano. Era tutta vestita. Allora io le ho detto, vieni, quanto costa per stare con te? Non costa niente perché a me non mi piacciono le neri. Cosa hai detto, pezzo di me? No, odio neri. Figa, io sono andato fuori, questo che correva io dietro, Massimo, con quella macchina e marcia dietro, Tino, vieni, che te venga la polizia. Io, no, questo lo picchio. E io con la cintura, il cinturone, la cable, la cintura, io dietro di quel finocchio lì, questo che correva, si ha messo le scarpe qua e correva, tu dimmi, ha scappato. Io per tutto San Siro, io a questo lo picchio, Massimo, aspetta. Ma con Crepa, Crepa era una cosa, Crepa proprio mi ha rovinato. Io, prima di arrivare a Crepa io non uscivo da Parma, io era tutto Parma, era tutto, lo facevo a Parma, tutto la Parma. Arrivato Crepa io già andavo alle feste a Milano, andavo alle feste a Modena, dappertutto. Quando io era sempre a casa, fermo. È una cosa incredibile quello che mi ha successo. Ma pensate, Cino, mannaggia a te, mannaggia, Cino. Mi sto sentendo male. Mi stai facendo ridere troppo. Stavo tranquillo. Ma guarda, sennò... quello che non lo sai, quando siamo andati là in Svezia a giocare, che ho caduto nel lago. Prima la partita. Io ho male qui dentro. Mi stai facendo male troppo. Che c'era. Che avevamo fatto quella passeggiata che faceva scala, e non fare la passeggiata. Detto, no, la passeggiata devi spiegare alla gente che scala ogni mattina ci svegliava, ci faceva fare la passeggiata. Allenare, prima la partita a fare un allenamento alle 7 della mattina. Ti ricordi l'allenamento all'albergo che facevamo con quel freddo a Parma la mattina? Villa Ducali. No, ma una volta lo sai che il proprietario di Villa Ducale era molto amico di Scala, molto amici, per quello erano sempre andiamo a quell'albergo, perché questo qua era amici di Scala, allora il Parma andava in ritiro lì, però questo aveva una figlia che era bella, carina, bella, una bella ragazza, e questa ne aveva una 5-6 amica della università che studiavano a Parma, che andavano in quel ritiro lì. Figa. Una volta eravamo lì, io ero in camera tranquillo e mi chiamano, vieni a questa camera a fare cosa? Vieni, va bene. Sono andato in una camera, c'erano queste fighe qua, la figlia no. Con 5 ragazze, abbiamo fatto una festa. Ma non me lo voglio ricordare, credo che c'era Crepa, chi altro c'era? Non so, Cino. Non so se mi ha creccato. C'era un... No, te non avevi arrivato, te non eri arrivato a Parma. Noi avevamo fatto questa festa qua, avevamo stato fino alle 5 la mattina, giocavamo contro il Napoli e abbiamo perso 3-1. Perciò, perché quella partita là con questo ne inviato una palla contro me, Tino. Infatti noi gli abbiamo dato... Non abbiamo dormito, abbiamo stato in festa tutta la notte, impossibile che non vincesse così. Che potevo andare a scusa, sta ladrina. Quell'albergo lì, mamma mia. Ha morto. Cosa? E l'altro giorno mi hanno detto che ha morto la moglie di... Hai parlato con... Claudio Bronzetti. Claudio Bronzetti, sì. Sì, non l'ho chiamato, devo chiamare. Sì. Dimmi. No, ti stavo parlando. Cosa dicevi? Mi sta facendo sentire male qua dietro. Non mi fai ridere troppo, perché ti devi andare piano, perché sennò mi fai troppo ridere. Mannaggia a te, mannaggia. Ma invece con Melli lo senti, Alessandro? A chi? A Sandro Melli. L'ho visto. La ultima volta che sono andato a Parma ho parlato con lui. Una volta in una partita per poco lo ammazzo. A Melli. Perché ho dribblato
Creo que contra el Brescia. Yo volevo darle la pala, lui non riusciva perché ogni volta veniva uno, l'ho driblato 5 volte lo stesso uomo. Man, lo driblava. Finché non ho visto cosa faccio con Meli. Alla fine ho detto adesso calcio. Io ho messo una volta, Meli lo aveva 2 metri, le ho dato una pala. Ho caduto di là. Ho calciato e l'ho beccato in pieno qua, così come ho beccato al presidente a Petraneschi quella volta nell'allenamento che non ti ricordi, è quella o no? Come? Stavamo facendo allenamento, mannaggia a te, mannaggia. Sì, che facciamo allenamento, eravamo in metà campo, praticamente l'ho detto. Sta passando il presidente Petraneschi dietro la porta, gli ho detto guarda che lo becco, becco il presidente, scommettiamo, dai, non sei capace. Ho calciato la palla, ho messo la curva, pum, ha caduto là e io, minchia, ho ammazzato il presidente. C'era il telefono che l'ho beccato così, c'era la mano, il telefono è andato. Mi è rimasto il telefono qua, tutta questa parte mi è rimasto qua la marca del telefono e faccio, ma lo dirò, sto sentendo male, ma non c'è te, ma non